Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una puntata particolare di Polifemo. Vi racconteremo una storia, una vicenda davvero inquietante perché riguarda certamente degli aspetti politici, degli aspetti di amministrazione regionale, ma riguarda soprattutto il rapporto datore di lavoro lavoratori. Questo è molto importante. In pratica voi sapete che la Regione Puglia ha in mente di ristrutturare completamente il servizio di somministrazione dei cibi nelle strutture sanitarie, nelle strutture ospedaliere. Si profila un'idea, usiamo un termine inglese, il cosiddetto cook and chill, una sorta di cibo diciamo precotto che verrebbe poi, diciamo, lo dico in termini atecnici, volgarmente riscaldato e poi somministrato. Vi sarebbe praticamente l'idea di una gara attraverso questa gara appunto emergerebbe un unico vincitore che avrebbe, ecco perché si parla poi di gara unica, avrebbe diciamo così il monopolio della gestione del servizio in tutta la Regione Puglia. Vi sarebbero uno 6 o 7 punti di cottura e qui si è aperta tutta una lunga polemica circa la bontà tra virgolette del sistema cook and chill, quindi da un punto di vista proprio della qualità di quello che verrebbe somministrato. Ma poi ci sarebbe anche il rischio di tagli di posti di lavoro per appunto i dipendenti, per i lavoratori, ma questo è tutto un discorso. C'è stata una polemica anche con dei risvolti giudiziari tra USB ed un'azienda, la Ladisa, ma questo forse è l'aspetto meno particolare. L'aspetto più grave è che per un post che è stato pubblicato, un post su Facebook da Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, che in questo post Rizzo stigmatizzava questa scelta regionale e alludeva appunto ad una ditta, la Ladisa, automaticamente alcuni dipendenti dell'azienda Ladisa hanno messo un like, un mi piace a questo post ed è scattata da parte dell'azienda una sospensione appunto a livello cautelare dal servizio. Un fatto a mio avviso molto grave. Ecco, siamo partiti dalla vicenda, diciamo così, della somministrazione dei cibi nelle strutture sanitarie regionali per arrivare a quello che a mio avviso è la compressione dei diritti dei lavoratori. E allora abbiamo voluto seguire appunto la conferenza stampa congiunta di USB con il gruppo, con il consigliere regionale Mino Borracino di Noi a Sinistra, siamo qui a Bari. E attraverso la viva voce dei relatori noi cercheremo di illustrarvi meglio la vicenda attraverso la conferenza stampa integrale e le interviste realizzate appunto ai relatori di questa conferenza. Ma ripeto, la priorità non è tanto la vicenda politico-amministrativa, ma proprio il diritto del lavoratore, il diritto del lavoratore che a questo punto non può mettere più neanche un like. Credo che siamo tornati nel medioevo dei diritti dei lavoratori, chiamiamoli lavoratori. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per essere venuti a questa conferenza stampa convocata con qualche, diciamo, in qualche ora, in poche ore. Abbiamo deciso di convocare questa conferenza stampa per portare alla conoscenza della stampa e dei cittadini pugliesi di un fatto grave legato a un tema su cui da mesi stiamo conducendo come Sinistra Italiana, ma anche con i sindacati, con l'USB, una battaglia
senza quartiere. Il fatto da cui parte tutto è la gara per l'individuazione di dei centri cottura. Che succede? L'individuazione di centri cottura in giro per gli ospedali pugliesi, riducendo le postazioni da 49 a 7. L'idea è del governo regionale, è un'idea che, come noi riteniamo, non tiene conto né della situazione dei lavoratori che rischiano il posto e rischiano di vedere peggiorate le loro condizioni di lavoro, da un lato, non tiene conto, dall'altro lato, nemmeno della qualità dei cibi da somministrare ai pazienti negli ospedali. A seguito di questa battaglia è accaduto nelle scorse ore che tre lavoratori della società Ladisa, che lavorano a Taranto, hanno manifestato il loro sostegno alla battaglia del sindacato USB, nella persona qui del segretario Franco Rizzo di Taranto, su Facebook, e per di contro la Ladisa ha ritenuto di sospendere i lavoratori come se fossimo alla fine dell'Ottocento. Sempre su Facebook è avvenuto poi ieri, diciamo, un fatto ancora più grave, cioè che il signor Sebastiano Ladisa stigmatizzi il sostegno del nostro consigliere regionale Mino Borracino, sostegno dato a Franco Rizzo e ai lavoratori contro le sospensioni. Ora, la mia presenza qui oggi è la presenza di tutto il partito pugliese a sostegno di Mino, a sostegno di Franco Rizzo, a sostegno dei lavoratori che continuano a diciamo, essere preoccupati sia per la gara sia per il clima che si è venuto a creare intorno alle vicende della gara. E c'è un punto. Il punto è che probabilmente, anzi sicuramente, il clima in questo paese nei confronti dei lavoratori in Italia, in Puglia, si sta aggravando sempre di più. Siamo, come ho detto, più o meno alla fine dell'Ottocento da un punto di vista culturale, e cioè siamo alla convinzione per cui i padroni del vapore possono fare e disfare quello che gli pare sulla pelle dei lavoratori. Siamo al punto in cui i padroni del vapore possono anche provare o tentare di zittire i lavoratori, addirittura rappresentanti istituzionali, come nel caso specifico di Mino Borracino. Ecco, io vorrei dire una cosa molto semplice: stiano sereni, noi non ci zittiremo e non ci fermeremo. Passo la parola a Mino Borracino. Nico Bavaro, segretario regionale per la Regione Puglia di Sinistra Italiana. Una battaglia che non dovrebbe conoscere colori politici, proprio per la difesa del lavoratore, che forse per una volta tanto dovrebbe vedere unito il centrosinistra con la sinistra, forse. Estenderete, penso, la problematica alle altre forze di centrosinistra? E non solo. Ma io non credo che si possa guardare a queste questioni fondamentali come la difesa del lavoro e dei lavoratori guardando alle dinamiche di palazzo. Noi abbiamo fatto una conferenza stampa stamattina, non c'è bisogno che Mino o il sottoscritto o il partito chiami a un tavolo gli altri partiti del centro-sinistra. Abbiamo fatto una conferenza stampa, abbiamo fatto un atto pubblico di denuncia e delle condizioni dei lavoratori e di tutela dei lavoratori implicati in questa vicenda e anche nella futura gara sui centri cottura. Se la regione, la maggioranza della regione Puglia c'è e condivide la battaglia, batta un colpo, altrimenti, come ho detto già tante altre volte, saremo gli unici nelle dinamiche della politica, dei partiti e del palazzo a fare questa battaglia, ma saremo certamente in ottima compagnia con le migliaia di lavoratori che stiamo difendendo. Grazie Nico. Come già detto, questa conferenza stampa l'abbiamo indetta per dare massimo sostegno ai tre lavoratori che sono stati, dal nostro punto di vista, ingiustificatamente sospesi cautelativamente dal loro posto di lavoro da un'azienda che gestisce gli appalti della ASL per la ASL di Taranto nella ristorazione ospedaliera.
Noi riteniamo assolutamente sbagliato questo atteggiamento, abbiamo già protocollato un'interrogazione urgente al Presidente della Regione nella sua qualità di Assessore regionale alla Sanità, chiedendo nello specifico se è normale che un'azienda appaltatrice di un servizio con la ASL e quindi con la Regione possa eventualmente continuare a gestire appalti avendo un trattamento, dimostrando un trattamento simile nei confronti dei propri dipendenti e dei propri lavoratori. E questo è il primo tema. E quindi invitiamo formalmente, nel rispetto dell'autonomia aziendale, perché parliamo di un'azienda privata, nel pieno rispetto, ma noi invitiamo in un clima di distensione nei confronti dei lavoratori a ritirare formalmente quelle sospensioni cautelative nei confronti dei lavoratori, perché i lavoratori non hanno scritto su Facebook infamando o diffamando la propria azienda con temi tipo quella nostra società non fornisce pasti buoni, non fornisce derrate alimentari di livello o quant'altro. Hanno semplicemente condiviso un post su una cosa di cui da mesi non soltanto Franco Rizzo come e tutta l'organizzazione USB e tanti lavoratori, decine e decine di lavoratori in tutte le ASL pugliesi, ma anche il sottoscritto e il partito che mi onoro di rappresentare in Consiglio regionale, almeno dal mese di ottobre, quando depositammo una interrogazione specifica sul tema della gara unica per la ristorazione, poniamo dubbi legittimi da parte di cittadini oltre che lavoratori. Perché dal nostro punto di vista, e non lo diciamo soltanto noi, lo dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo dicono enti sovranazionali e nazionali che si occupano della qualità della salute dei cibi, che per i pazienti ospedalieri un cibo precotto rispetto a quello cucinato in loco è da preferire il secondo caso e non il primo. E quindi noi contestiamo in maniera chiara, netta ed inequivocabile il metodo del cook and chili. Questo lo abbiamo detto, lo abbiamo scritto, lo diciamo da tempo. Come? Sollevato il dubbio già dal nostro segretario regionale Nico Bavoro, abbiamo contestato l'idea della chiusura contenuta nella bozza di gara che sta girando. Io ho incontrato ufficialmente il capo del Dipartimento della Sanità, Ruscitti, prima di Natale, a metà dicembre, all'interno del Policlinico, dove lui svolge anche il ruolo di commissario, o almeno svolgeva il ruolo di commissario del Policlinico, proprio su questo tema. E io specificai al dottor Ruscitti che la chiusura di tantissimi punti cottura avrebbe messo nelle condizioni tantissimi lavoratori e lavoratrici che lavorano, molti di loro con contratti non full time, part time, alcune volte part time anche minimi di 10, 15 ore, 20 ore a settimana, di essere nelle condizioni, se dovessero spostarsi di 40, 50 km nel centro cottura più vicino, di non poter andare a lavorare, perché queste persone, e lo dobbiamo dire, prego la stampa di dire queste cose, lavorano per 600-700 euro al mese. E allora se una persona guadagna 600-700 euro al mese non può spendere 200 euro, 250 euro di benzina oltre l'usura della macchina per andare a lavorare, per questa miseria. E allora rispetto a questo noi abbiamo posto quest'altro tema. Allora Franco Rizzo poneva questo tema, questi dubbi sulla gara pubblica, e chiaramente i lavoratori e le lavoratrici legittimamente, come qualsiasi cittadino, ha condiviso questo post. E quindi mettere nelle condizioni del timore e della paura di questi lavoratori e di queste lavoratrici, noi pensiamo che sia la cosa assolutamente più sbagliata e da evitare immediatamente. E ribadisco, chiedo al Presidente Emiliano, da uomo di legge, da magistrato in aspettativa, ma sempre magistrato, da uomo di legge, di intervenire su questo tema, di guardare se le cose sono state fatte a norma e di verificare questo. Noi chiaramente vogliamo immediatamente il reintegro di questi lavoratori e di queste lavoratrici, la prima cosa, e poi continueremo la nostra battaglia in sede istituzionale, come siamo abituati a fare, per tentare di modificare questa gara, modificando il metodo, che è quello del cook and chili, che noi non vogliamo,
per la qualità dei pasti da somministrare ai pazienti, perché pochi si preoccupano di questo caso, che è la cosa più importante, e poi chiediamo che non ci siano la chiusura dei centri cottura, oltre a chiedere che nelle clausole sociali, che sono garantite, viva Dio, però questa clausola sociale non soltanto non tocchi il numero dei lavoratori, ma soprattutto non tocchi il numero delle ore che questi lavoratori hanno con i loro contratti e non vada a toccare i diritti acquisiti nei vari scatti che hanno avuto nel corso del loro rapporto di lavoro dell'anzianità rispetto al Jobs Act, che è un'altra cosa nefasta che purtroppo ci siamo ritrovati grazie al governo Renzi. Detto questo, e io chiudo prima di passare la parola al sindacalista Franco Rizzo, che sta portando avanti questa battaglia, chiaramente esprimendo solidarietà e vicinanza a lui personalmente e alla sua organizzazione sindacale per quello che stanno facendo, dicendo che poi per noi il non plus ultra, la soluzione del problema sarebbe quella della internalizzazione, perché la internalizzazione del servizio, come dimostrato oramai da molti anni, da circa un decennio per altri servizi appaltati nelle varie ASL pugliesi, dal governo Vendola, dalla giunta Vendola e dall'assessore alla sanità dell'epoca, l'assessore Tommaso Fiore, noi abbiamo dimostrato che con l'internalizzazione si risparmia e si dà un servizio più efficiente. E per noi, diciamo, l'obiettivo strategico, che chiaramente capiamo bene che non si può fare domani, ma noi chiediamo che la Regione continui a guardare l'obiettivo dell'internalizzazione come un obiettivo a medio termine da poter portare per avere dei risparmi sulle casse della Regione e soprattutto maggiore tranquillità occupazionale e serenità per questi lavoratori, visto che già c'è l'esempio virtuoso che ha coinvolto circa 5.000 lavoratori nella nostra regione nel decennio scorso. E quindi noi diciamo che non ci facciamo intimorire, diciamo che andiamo avanti nella nostra battaglia con il rispetto che si deve a chi fa impresa, perché è giusto questo, ma noi chiediamo a quelle imprese innanzitutto rispetto per le istituzioni, ma ancora prima rispetto per i lavoratori e per le lavoratrici. Passo la parola a Franco Rizzo. Mino Borracino. Una realtà, questa, al di là di quelle che saranno le scelte politiche della Regione Puglia in merito alla somministrazione appunto dei cibi nelle strutture sanitarie, nelle strutture ospedaliere, qui emerge una compressione dei diritti, anzi diritti, i diritti del lavoratore proprio calpestati. Ecco, questo è l'aspetto che penso sia prioritario, perché poi ci può essere una battaglia sindacale, ci può essere una battaglia giudiziaria anche per eventuali diffamazioni tra sindacato e azienda, però io penso che la politica debba anche intervenire a tutela del lavoratore. In questo caso penso che meriti la ribalta quantomeno del Consiglio regionale. Ma certamente, noi abbiamo convocato questa conferenza stampa innanzitutto per esprimere solidarietà, vicinanza ai lavoratori che sono stati ingiustamente sospesi cautelativamente dall'azienda che gestisce la ristorazione ospedaliera, per una parte la ASL di Taranto. L'abbiamo fatto anche per esprimere solidarietà al sindacato, al sindacalista dell'USB Francesco Rizzo, e lo abbiamo fatto anche per chiedere al presidente Emiliano, da uomo della legge, magistrato in aspettativa, ma sempre magistrato nella qualità di presidente e di assessore alla sanità, di verificare se è giusto, e abbiamo fatto attraverso un'interrogazione che abbiamo presentato ieri, se un'azienda che ha un appalto col servizio sanitario regionale, con gli ospedali gestiti dalla Regione Puglia, può avere un atteggiamento del genere nei confronti dei lavoratori. Che cosa è accaduto? È accaduto, come oramai le note giornalistiche hanno abbondantemente informato, che un rappresentante sindacale ha messo un post in cui poneva dei dubbi sulla gara d'appalto che la Regione si appresta a varare, che tre lavoratori hanno condiviso quel post e sono stati sospesi cautelativamente. Quando si sono presentati nel loro posto di lavoro hanno detto: voi oggi non dovete lavorare perché siete stati sospesi cautelativamente. È una cosa, è un concetto ontocentesco che pone delle limitazioni straordinarie
alla libertà di espressione, di pensiero, di informazione di un qualsiasi cittadino prima che lavoratore di quell'azienda. In quel posto non c'era una diffamazione nei confronti dell'azienda, non c'era scritto che quell'azienda non cucina bene, non prepara dei buoni pasti, non ha degli alimenti freschi, eccetera. C'era soltanto un dubbio su quello che noi, anche il sottoscritto, dal mese di ottobre con la prima interrogazione in Consiglio regionale presentata, poniamo. Stiamo parlando di questo tema. Poi ovviamente in questa conferenza stampa abbiamo colto l'occasione per rimarcare i nostri dubbi che da tempo portiamo avanti, che sono quelli del metodo, del cook e chili, dei pasti precotti, che non ci convince assolutamente, ma non perché non convince noi di Sinistra Italiana, non convince anche e soprattutto organizzazioni internazionali e nazionali che si occupano della qualità del cibo, organizzazioni che si occupano del sistema sanitario e degli ospedali e dei cibi che vengono somministrati ai pazienti. E abbiamo posto il tema della chiusura dei centri cottura, che metterebbe nelle condizioni moltissimi lavoratori che hanno contratti di poche ore in alcuni casi di dover rinunciare molto probabilmente al loro lavoro, perché percependo 600-700 euro al mese ne dovrebbero mettere la metà per spostarsi di 50-60 km nel centro cottura più vicino per andare a lavorare. Questo è il nostro messaggio che oggi lanciamo, oltre a quello importante della internalizzazione dei servizi, che ha già prodotto risultati virtuosi importanti 10 anni fa, quando fu fatto dalla Giunta Vendola, dall'assessore Tommaso Fiore, con risparmi per l'economia della regione Puglia. Noi diciamo, magari non oggi perché sappiamo che è un processo abbastanza complicato, ma a medio termine, di poter guardare, di poter osservare il metodo dell'internalizzazione come strumento per rendere più efficiente un servizio, per portare dei risparmi alle casse regionali e soprattutto per tranquillizzare, per dare stabilità occupazionale a 1200 persone. Non parliamo di 10 persone, che anche quelle andrebbero tutelate, ma parliamo di 1200 persone che lavorano nella regione della ristorazione ospedaliera. Oh, buongiorno e grazie Sinistra Italiana, Mino Borraccino, per il sostegno, la sensibilità che stanno dimostrando rispetto al dramma che 3 lavoratori stanno vivendo e anche, come dire, alla solidarietà espressa nei confronti del sottoscritto e della nostra organizzazione. Per spiegare questa storia, come dire, ci vorrebbero veramente manco ore, ma forse giornate, perché è una storia che all'interno contiene un po' di tutto, soprattutto, come dire, da parte nostra come organizzazione sindacale possiamo affermare in tutta tranquillità che per 2 anni, per 24 mesi intensi, abbiamo lavorato in collaborazione, come dire, con i vari attori di questa storia e anche e soprattutto con Mino Borraccino, ma coinvolgendo direttamente i lavoratori, a tutta una serie di proposte che tenevano, come dire, che miravano ad avere poi un bando di gara che tenesse in considerazione le varie esigenze, come dire, di tutti, partendo dalle esigenze dei lavoratori, arrivando, come dire, a quelle degli utenti, quindi la qualità dei pasti, guardando anche e soprattutto al risparmio delle casse regionali. Tutto questo gran lavoro ha portato a, credo, almeno una ventina di incontri che noi abbiamo fatto, a un documento che i lavoratori hanno stilato, un documento che ci hanno messo 2 mesi, con 2 mesi di studio per stilare questo documento, in cui sostanzialmente si dice esattamente quello che Mino ha ribadito prima, cioè che il cook and chili è un sistema che abbassa la qualità di parecchio. Io adesso potrei fare 100.000 esempi. Ieri sera davo un'occhiata su Facebook sulla questione del cook and chili e mi è apparsa la dichiarazione di un assessore di un paese del nord, non ricordo quale, che a un certo punto dice: economicamente eccezionale dal punto di vista, quindi dà tutti i vantaggi, però dice sulla qualità, il sapore, il cibo non ha nessun tipo di sapore, non sa di niente. Questa è proprio la frase che è un po', come dire, quello che è emerso in tante altre regioni che hanno adottato questo tipo di sistema. Quindi noi abbiamo iniziato, come dire, a fare una battaglia mettendo in discussione, come dire, quel tipo di sistema. Io ho saputo tramite le contestazioni fatte dai lavoratori e tramite quello che poi i fratelli Ladisi hanno scritto su Facebook commentando la posizione di Mino Borraccino, che sono stato querelato, pare per aver insinuato. Beh, se questo può essere d'aiuto ai fratelli Ladisi, io in realtà non ho insinuato, io ho affermato che la Ladisa, anzi ho scritto testualmente che tutte le chiavi delle mense ospedaliere saranno consegnate al gruppo Ladisa, che ha già usufruito di diversi sovvenzionamenti pubblici. A me non pare, come dire, di aver detto qualcosa che non corrisponde a verità, semplicemente perché abbiamo fatto un ragionamento. La Ladisa ha la struttura, la Ladisa ha la capacità, la Ladisa, ma non perché lo dico io, perché lo dice la Ladisa stessa.
La Ladisa l'anno scorso, si trova ancora sul sito della Ladisa, praticamente è uscita con un documento in cui dice di ricercare 8 cuochi specializzati in cottura di sottovuoto, fresco caldo e cook and chill da impiegare nella nostra regione. Apro e chiudo parentesi, la Ladisa ha preso 13 milioni di euro di finanziamento da parte della Regione Puglia per la ricerca su 27 totali, che ha prodotto poi, come dire, il mega capannone che hanno costruito qui a Bari, che si occuperà di fare che cosa? Cook and chill. Nell'incontro che noi abbiamo fatto settimana scorsa con Ruscitti, Montanaro e compagnia bella, loro hanno detto che su Cook and Chill si sono avvalsi della consulenza del professor, scusate che adesso vi trovo il nome, professor Sannino. L'ho detto che hanno chiesto praticamente la consulenza del professor Sannino, che è massimo esperto nella questione del Cook and Chill, e ha dato, come dire, grandissime garanzie. Diciamo che poi abbiamo fatto una ricerca e abbiamo scoperto che il professor Sannino è consulente anche della Ladisa in Puglia. Io adesso non voglio, come dire, né insinuare né dire niente. Mi verrebbe da dire, come ultimamente sentiamo tutte le sere a Canale 5 per bocca di Pinuccio, di coincidenza, però non voglio fare nessun tipo di insinuazione. Quindi abbiamo fatto un ragionamento, abbiamo detto la Ladisa ha i cuochi, ha la struttura, ha tutto per poterlo fare. Faccio un paragone, a differenza per esempio della Pellegrini, che è l'altra azienda, come dire, italiana. Se oggi la Pellegrini vincesse la gara e dovrebbe fornire il servizio Cook and Chill in Puglia, non sarebbe in grado di farlo, semplicemente perché non ha quel tipo di servizio in Puglia. Quindi a me non sembra, come dire, di aver detto niente di anomalo. A me però ha sbalordito la reazione che ha avuto la Ladisa. È stata una reazione sproporzionata, infame. Perché questo è il termine che posso trovare, perché è una reazione, come dire, ma lo posso capire se tu la prendi con me, mi querili, e sono d'accordo. Non vedo perché devi colpire i lavoratori che hanno espresso, tra l'altro, un parere su un comunicato che non parlava. Io non contestavo il fatto che la gara sarebbe andata alla Ladisa o andrà alla Ladisa, io contestavo il fatto che la gara formulata in quella maniera avrebbe prodotto esattamente quello che Mino Boraccino ha ribadito prima. Cioè avrebbe messo in condizione i lavoratori con contratti di 2 ore, 3 ore, 4 ore al giorno o a licenziarsi, perché sarebbe stato, è improponibile prendere i lavoratori da Taranto, Lecce e Foggia e farli venire a lavorare a Bari a causa della chiusura dei centri cottura, o a licenziarsi, oppure ad essere dichiarati esuberi delle stesse società, perché poi mi dovrebbe far capire la Ladisa che se ne fa se chiude 38 centri cottura su 45 di tutti i lavoratori che ci lavorano in quei centri cottura. Quindi, come dire, io riconfermo in tutto quello che ho detto, semplicemente perché di diffamatore non c'è assolutamente nulla. Poi incasso il fatto che i fratelli Ladisa definiscono criminali chi dice quelle cose, quindi il sottoscritto, e chi avalla, come dire, la nostra posizione, quindi i lavoratori e Miro Boraccino. Al signor Ladisa dico che ieri ha rischiato di battere un piccolo record, perché se dice che tutti coloro che pensano, la pensano come me, sono criminali, io credo che, ecco, se ragionassimo come lui, ieri si sarebbe beccato qualche milione di querela, probabilmente, perché in Italia siamo diversi e la pensiamo così sulla questione del lavoro. Mi fa specie, lo dico, e a un certo punto incomincio ad avere dei dubbi, perché la reazione è spropositata rispetto a quanto è accaduto. Se tu te la prendi con i lavoratori, non è spropositata, sono 300 milioni in ballo. Ecco, se poi incomincio a pensare che ci sono 300 milioni di euro e c'è, come dire, una posizione forte da parte del sindacato e da parte, come dire, della politica anche regionale rappresentata dalla sinistra italiana, ma mi risulta che anche il Movimento 5 Stelle, il consigliere Perrini sono schierati sulla stessa linea. È chiaro che a un certo punto posso anche leggere questa azione come quasi un atto intimidatorio, cui messaggio è: non mettete in discussione il sistema di privatizzazione in uso, perché, beh, anche su questo voglio rassicurare, l'ha fatto prima Mino, lo faccio pure io. Come organizzazione sindacale l'abbiamo dimostrato, l'hanno dimostrato i lavoratori, conti alla mano, l'internalizzazione del servizio renderebbe più diritti per i lavoratori, una miglioria dal punto di vista della qualità dei cibi e risparmi per le casse della regione. Il sistema, come dire, è già collaudato con le sanità service, sotto gli occhi di tutti.
Salute and Service, che sono continuamente, ancora oggi, sotto attacco. Però la realtà qual è? Che la regione continua a risparmiare soldi, le Sanità Service sono il fiore all'occhiello oggi delle ASL pugliesi. Quindi io chiudo dicendo che non abbiamo paura dei Fratelli Radice, anzi, a un certo punto dico questo: siccome sono uno che crede, e ieri l'ha riportato Sebastiano Radice, se non sbaglio, ti richiamava ad essere imparziale in quanto no, tu sei il tutore della trasparenza, della legalità, e quindi devi essere imparziale, no, rispetto al... E io a un certo punto richiamo la Regione Puglia ad essere tutrice di trasparenza, di legalità, e chiedo alla Regione Puglia di non permettere alla Ladisa di partecipare alla gara se la Ladisa ha questi comportamenti con i lavoratori, con i propri lavoratori. Perché se la Ladisa arriva al punto di licenziare i lavoratori semplicemente perché hanno messo un mi piace su Facebook, io credo, prima il segretario diceva l'800, uso un termine che a me, come dire, è molto noto, manco l'Ilva dei Riva si sarebbe spinta, si è mai spinta a tanto. E come dire, con questo credo che io ho detto tutto sul gruppo Ladisa. Vi ringrazio. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. Battaglie sindacali, vicende giudiziarie, compressione dei diritti dei lavoratori. Penso che in questa vicenda sia significativa, emblematica della fine che fanno i lavoratori in Italia. Sì, come dicevi tu, è emblematico. Credo che sia, come dire, la massima espressione di quello che una volta si chiamava lo scontro fra il capitale e il lavoro, il capitale che tenta di azzerare, e si permette il lusso di dire, di lanciare un messaggio ai lavoratori, di dire non avete neanche il diritto di esprimere un'opinione, addirittura, come dire, di informarvi, perché quello che è successo è un fatto gravissimo, di una violenza, come dire, inaudita. Io ho detto prima che manco l'Ilva dei Riva sarebbero stati capaci di arrivare a tanto, perché è la prima volta che ci troviamo di fronte al fatto che... Forse proprio, mi perdoni Rizzo, un modo proprio per intimidire, per soffocare sul nascere ogni possibile reazione del lavoratore. Intimidirlo, soggiogarlo, sottometterlo in questo modo, e quindi, come dire, spezzargli le ali. Sì, cioè, nel loro atteggiamento c'è innanzitutto un delirio di onnipotenza, perché loro pensano, così come ho avuto modo di dire, di rispondere su Facebook poi a Sebastiano Ladisa, pensano di essere probabilmente onnipotenti, e forse, come dire, sono stati abituati ad avere a che fare con un certo modello sindacale che non è certo il nostro. E ti spaventa, come dire, il fatto che definiscono paradossalmente criminale chi come me esprime le proprie idee dicendo che tramite il comunicato stampa che è stato emesso all'indomani dell'incontro con la Regione, quello che pensiamo sul bando di gara che la Regione e sugli effetti che provocherà nel momento in cui la società vincerà il bando di gara, e sugli effetti negativi che verranno scaricati sui lavoratori, lui definisce criminale coloro che pensano, quindi il sottoscritto che lo pensa e lo dice, e coloro che avallano tali, come dire, pensieri. E io gli ho risposto dicendo: è paradossale che io sono un criminale perché ho detto la verità, e invece voi che dalla mattina alla sera chiamate i lavoratori che si presentano sul lavoro, li consegnate il foglio e gli dite siete sospesi cautelativamente con preavviso di licenziamento, invece no, voi siete persone per bene. Io credo che, come dire, che l'equilibrio oramai si è perso. C'è un chiaro tentativo di andare a soffocare quella che secondo me è un'azione molto più grande che sta preoccupando la Ladis. È l'azione incessante e martellante che l'USB porta avanti oramai da tanti anni sulla sanità pugliese, che ha prodotto in prima istanza la grande vittoria avuta con l'internalizzazione dei servizi di pulizia negli ospedali. Noi stiamo facendo una battaglia sull'internalizzazione anche sul servizio mense ospedaliere, e credo che questo, come dire, sia il messaggio che la Ladisa sta lanciando. Io lo leggo così, altrimenti, come dire, non avrebbe proprio senso quello che la Ladisa sta facendo. Sì, io in un minuto volevo soltanto inquadrare la questione sotto un profilo giuridico.
al di là degli aspetti politici pur importanti e che pur hanno riflessi su questa vicenda. I tre lavoratori sono colpevoli, secondo la società La Disa, neanche di aver approvato o di aver espresso un'opinione, ma sono colpevoli di aver messo uno di loro a aver condiviso un post del segretario Francesco Rizzo, del segretario del sindacato USB, e due di loro di aver messo un mi piace. Non neanche all'interno di una propria pagina Facebook, di un proprio profilo Facebook, che potrebbe essere minimamente rilevante, ma non lo è. Lo hanno inserito questo post, per uno è stato inserito e per gli altri mi piace, in un profilo Facebook che ha il titolo Quelli della ristorazione collettiva. Cioè è un profilo che riunisce tutti coloro che sono dipendenti del profilo Facebook, che riunisce tutti coloro che sono dipendenti in Italia di società che dedite al settore della ristorazione collettiva, laddove ci si scambia delle informazioni riguardo alle internalizzazioni, alle questioni politiche, alle questioni lavorative di questo settore. Quindi che cosa è significato condividere questo post dell'USB da parte di uno dei lavoratori? È significato mettere a disposizione di una piattaforma di informazioni quello che un segretario di un sindacato di rilevanza nazionale ha espresso nei confronti della politica regionale e di riflesso nei confronti della La Disa. Altri due hanno scritto mi piace. Hanno cliccato il bottone mi piace, che poi che Facebook indichi mi piace non significa che voglia condividere o che io approvi quello che si sta dicendo. Io non voglio esprimere se abbiano o non abbiano espresso l'opinione. Io sotto un profilo strettamente giuridico sto cercando di affrontare la questione. Quindi condivisione o mi piace non significa neanche approvare, significa ho letto, ma questo non lo dico io, l'ha detto più volte la Corte di Cassazione che è stata più volte coinvolta in questi tipi di processi che ormai stanno diventando all'ordine del giorno, cioè il controllo del datore di lavoro sulla espressione delle tue opinioni o delle tue scelte attraverso i social network. Quindi quel condividere non significa io approvo, condivido il fatto che il Presidente della Regione abbia fatto questo, che la La Disa abbia fatto quest'altro. Significa, signori colleghi del profilo Facebook, quelli della ristorazione collettiva, vedete che cosa è stato scritto su questo tema. Punto. Non significa nient'altro. Quindi, attingere tre lavoratori che si sono permessi di leggere un post, perché di questo si tratta, neanche di approvare, ma di leggere un post all'interno del quale si parla incidentalmente della La Disa, è quanto mai eccessivo, perché va a comprimere, ma neanche il diritto di opinione, di esprimere il proprio pensiero, ma il diritto di informarsi. Cioè qui il datore di lavoro dice ai propri dipendenti: voi non siete neanche autorizzati a leggere informazioni o notizie di stampa, perché questo post è uno dei post che era stato pubblicato sul profilo dell'USB che vanta migliaia di iscritti. L'altro post era stato pubblicato da un giornale online, Tarantini Time. Quindi il datore di lavoro ha detto ai suoi lavoratori: non avete la possibilità neanche di informarvi o di condividere informazioni relative a notizie che parlano male o che potrebbero incidentalmente o ragionandoci su potrebbero parlare male di noi. Quindi insomma è abbastanza grave, e io credo che se non dovessero ritirare queste sospensioni cautelari
ci sarà una battaglia giudiziaria, ma bisognerà riflettere a lungo sulla possibilità di dare a un datore di lavoro la capacità di, ma neanche mettere il bavaglio, di bloccare il pensiero o la capacità o la possibilità di lettura di informazioni da parte dei suoi dipendenti. Avvocato Mario Soggia, davvero sembra che siamo tornati nel medioevo dei diritti, dei diritti del lavoratore. Un semplice like, una minima, quasi impercettibile espressione del proprio pensiero che viene stangata. Penso che oltre ogni limite sia stato davvero superato e travaricato. Ma guarda, l'inserire un like per un post, su un post di Facebook, secondo la Corte di Cassazione, non è neanche esprimere un'approvazione, non è neanche esprimere un'opinione. È ho letto, ho visto, condivido, ma non con quell'accezione italiana di approvare. Significa c'ero, l'ho letto, punto. No, ma dico, al di là di questo, sì, quando anche fosse, una persona legge un pensiero ed esprime una propria approvazione, cioè fino a prova contraria stiamo ancora in un paese democratico, almeno così sembra. C'è ancora una libertà di pensiero, no, Luigi, io stavo andando ancora indietro, qui addirittura abbiamo una punizione per aver letto, stiamo ancora in una fase anteriore all'espressione dell'opinione, alla creazione di un pensiero per poter esprimere un'opinione. Ho letto, qui è stato punito l'aver letto un post che poteva essere un attimino ma neanche accusatorio, esprimeva una critica abbastanza dura nei confronti della politica del presidente Emiliano, punto. Quindi effettivamente stiamo parlando di diritti fondamentali della persona che, se vengono compressi in questa maniera, ecco, dobbiamo cominciare a porci dei seri interrogativi. Ovviamente in ambito appunto di tutela legale vi muoverete. Beh sì, ci stiamo muovendo in quanto... Una sospensione proprio eccessiva. Beh, una sospensione... Al limite un richiamo si poteva fare. Abbiamo avuto una sospensione cautelare, cioè una contestazione disciplinare con sospensione dal lavoro. Cioè si è detto ai lavoratori... Per quanti giorni? Oggi a tempo... Sine die. Fino al termine del procedimento disciplinare. Quindi in questo caso si sta dicendo... Adesso voi non siete così talmente, avete commesso un fatto talmente grave che non potete neanche più entrare in azienda e svolgere l'attività lavorativa. Provvedimenti che si prendono nei casi gravissimi di rissa all'interno del posto di lavoro o di reati molto gravi, quindi è abbastanza sproporzionato, anche perché non c'è nessuna attinenza tra il fatto di aver espresso un like con la prestazione lavorativa. Abbiamo chiesto di essere ascoltati, perché in fase di giustificazione il lavoratore può mandare uno scritto oppure chiedere di essere ascoltato con l'assistenza del sindacato. Abbiamo chiesto di essere ascoltati per manifestare le nostre ragioni, poi vedremo che cosa deciderà l'azienda in ordine al procedimento disciplinare. Se ci sono domande da parte dei giornalisti particolari, oppure possiamo chiudere questa conferenza stampa preannunciandovi che ci sarà a brevissimo, cioè nella giornata di oggi, un'ulteriore richiesta al capo dipartimento Ruscitti, così come eravamo rimasti d'accordo come commissione seconda che presiedo, di chiedere, alla luce anche dei lavoratori sospesi, l'audizione dopo quell'incontro a cui faceva riferimento il segretario dell'USB Franco Rizzo con i sindacati, avvenuto giorno 13, se non mi sbaglio, giorno 14, il 13. E quindi, siccome noi avevamo già avuto una riunione dell'audizione in cui il dottor Ruscitti non poteva essere presente, noi avevamo già mandato una PEC, dopo che ci eravamo anche sentiti personalmente, per chiedere una sua disponibilità per venire proprio sulla questione della gara per la ristorazione negli ospedali, una sua presenza in
audizione in seconda commissione. Alla luce dei lavoratori sospesi rispetto a queste ultime questioni, noi solleciteremo nuovamente nella giornata odierna, sentirò anche personalmente, oltre a mandare una comunicazione scritta istituzionale, il capo dipartimento della salute per audirlo in commissione sanità. Ovviamente l'invito lo faremo anche al presidente Emiliano, anche se chiudiamo questa conferenza stampa con una battuta: avere il presidente commissione, avere l'assessore alla sanità nonché presidente Michele Emiliano in audizione in seconda commissione è più facile che andiamo a fare il bagno il 6 gennaio, il 7 gennaio. Però noi, come dire, ci sono anche quelle persone coraggiose che il giorno di Capodanno fanno il bagno dell'Epifania. Noi auspichiamo la presenza del presidente Emiliano, che inviteremo come abbiamo sempre fatto, ma difficilmente, raramente si è presentato nelle audizioni, nelle commissioni consiliari. Grazie.